Eccoci. Mi sa che Simone ha un problema di audio. Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla Eccomi, quattordicesima eccoci. puntata. Ci sono? Eccoti. Ok. Dicevo, ringraziamo Frog che è stato il primo arrivato puntualissimo. Ecco anche Danila. Buonasera Danila. Ciao Ciao a Dave. tutti, i nostri affettuosissimi ascoltatori. Dicevo prima, quando non si sentiva, che in contemporanea stanno giocando delle partite di Champions League parecchio interessanti. Magari qualcuno dei nostri telespettatori sta su doppio schermo, sta seguendo sia noi che le partite di Champions. Vi dico già che il Real Madrid è in vantaggio sul Manchester City. Già, Di già dopo 18 minuti. ha segnato Rodrigo, e per il resto invece Bayern e Arsenal sono sullo 0-0. Detto questo, ripetiamo, quattordicesima puntata di Rumori di Fondo, quindi insomma già un numero secondo me, insomma ci sono trasmissioni che sono durate meno Esatto. nel panorama televisivo. Bene, ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo su YouTube che possono iscriversi a questo canale, non l'ho mai detto, lo dicono tutti gli YouTuber, ci si può iscrivere a questo canale e fare anche clic sulla campanellina in basso per poter avere le notifiche ogni volta che andiamo in onda. Noi siamo una trasmissione, diciamo, come dire, settimanale, a cadenza settimanale, ma potrebbero esserci anche dei video entro settimana, oltre a quelli, diciamo, che invitano a seguirci. E ricordo anche a tutti quelli che ci stanno seguendo, così queste cose le dico tutti adesso, non le dico più, a tutti quelli che ci stanno seguendo, oltre che commentare, di farci pubblicità, farci conoscere anche ad altri che magari non conoscono la nostra esistenza, magari vivono bene ugualmente, ma potrebbero vivere meglio con questo appuntamento settimanale con Rumori di Fondo. Io direi di cominciare come sì, trasmissione underground. Sì, è giusto, è vero, siamo degli irregolari, diciamo. Sì, Il black block no, dell'informazione. adesso non esageriamo. Beh, io direi di iniziare come iniziamo sempre, ovvero con le notizie dall'estero, perché diciamo che dall'estero, notizie dall'estero ce n'è, no? Allora, Damiano. io tra vedere e non vedere mi sono montato, lo vedete alle mie spalle nel cortile di casa, un sistema Iron Dome come quello di Israele, così giusto a scanso di equivoci sono protetto Ciao e non Giorgia. dovrei essere disturbato durante la puntata. Allora, che Ok. dire, la No. notizia della settimana, lo sappiamo tutti, è stato, io non lo so se definirlo attacco dell'Iran a Israele, perché da più fonti molti anche specialisti e analisti hanno definito una specie di pagliacciata quello che è successo sabato, cioè una specie di attacco con droni e missili, però con un preavviso di 72 ore fatti ai vicini di, diciamo, di casa dell'Iran. Anche gli Stati Uniti sarebbero stati avvisati dall'Iran dell'attacco che sarebbe andato, diciamo, in porto nelle ore notturne di sabato, e quindi Israele ha subito questo attacco, ma in realtà ha potuto affrontarlo agevolmente, visto che i droni impiegavano ore da Teheran ad arrivare, diciamo, in territorio Mi ha fatto israeliano. ridere. Questa cosa mi ha fatto ridere. I droni lenti, cioè, ci mancava solo che l'Iran desse il tracking code guarda a che punto è il missile a te destinato, il drone a te destinato, perché. E comunque ne hanno lanciato Sì, un bel po' di missili, eh. Cioè, tanto do mega. una notizia per chi non lo sapesse. Allora, ho letto che la difesa da questi droni è costata a Israele circa 1 miliardo di dollari, cioè bruciati letteralmente in un paio di ore di sabato notte. Cioè, rendiamoci conto. Allora, dico due cosette veloci. La prima, non è stato un attacco serio. Teheran non voleva chiaramente provocare una guerra regionale, ma allo stesso tempo aveva bisogno di rispondere a Israele. Ha voluto fare una specie di manifestazione di forza mandando questi droni, diciamo, su Tel Aviv e zone limitrofe. Allo stesso tempo, Israele, che aveva iniziato lo scontro col bombardamento del consolato iraniano a Damasco, adesso dice: ah, ma io devo rispondere all'attacco di Teheran. In realtà sarebbero uno a uno, se la vogliamo dire Sì, tutta, no. e quindi stiamo vivendo in attesa di questa nuova risposta di Israele, che a sentire Netanyahu
e tutti i massimi vertici dell'esercito sarà nei prossimi giorni. Non sappiamo se colpiranno direttamente l'Iran o basi di Pasdaran e guardiani della rivoluzione sparsi in Medio Oriente, diciamo. No, ma la cosa che mi ha colpito è che per una volta il più, come dire, quello che voleva la reazione immediata non era Netanyahu, ma era Gantz, che è un esponente di centro del governo di unità nazionale che è stato istituito dopo il 7 ottobre. Quindi l'altra cosa mi ha fatto anche un po' ridere, comunque l'Iran, beh, noi abbiamo mandato una tonnellata di missili, diverse tonnellate di missili contro di voi, per noi adesso è chiusa, basta, mi hai dato uno schiaffo, io te lo fatelo rendere, adesso te l'ho reso, basta, siamo pari, perché evidentemente anche l'Iran non vuole che ci sia un'escalation, credo, come non la vogliono gli Stati Uniti, perché un'escalation che coinvolge l'Iran a questo livello significherebbe anche un aumento del prezzo del petrolio e quindi ulteriori problemi, a parte che Biden non lo vuole in campagna elettorale un'escalation militare sotto la sua guida. No, a me ha fatto ridere l'altro giorno il mitico e l'esimio professor Orsini, che ormai è ospite fisso della Berlinguer, che spiegava con dovizia di particolari come l'Iran sarebbe militarmente molto più forte di Israele e uno scontro Israele-Iran si tradurrebbe in una sconfitta epocale di Israele. Ora, io non sono un esperto militare, ma mi permetto di avere qualche dubbio sul fatto che Israele sia militarmente più debole dell'Iran. Io avevo letto qualcosa in passato sul Mossad, sull'esercito israeliano, e diciamo che ho sempre pensato che l'Iran sparirebbe dalla cartina geografica se Israele volesse, però allora, questo è un altro paio di discorsi. Poi lì c'è anche il problema, c'è anche la questione del fatto che l'Iran ha come amici la Russia, che vabbè è impegnata in altri fronti, ma anche la Cina, quindi bisogna... dall'altra parte, altra cosa sorprendente è che Israele è stato difeso dalla Giordania e diciamo da quei paesi arabi che non sono amicissimi dell'Iran. Comunque, tutta questa situazione... Un eufemismo, non sono amicissimi dell'Iran. Diciamo due a caso, Giordania e Arabia Saudita. Diciamo, no, allora, sull'Arabia Saudita avremo anche un'altra notizia più avanti, diciamo. Ho anche il video, vi posso far vedere, di quest'altra notizia, ma la vedremo più avanti. No, diciamo che gli echi di questa roba arrivano, ma già da tempo, anche in Italia. Ci sono le studentesse, quei studenti che si sono incatenati al cancello dell'università. Questo è cronaca italiana, però riguarda l'estero, perché non vogliono che la Sapienza abbia dei rapporti di ricerca con le università israeliane e pare che il senato accademico abbia deciso che invece continueranno queste cose, quindi ci sono stati scontri con la polizia, i soliti manganellate, poi sono andate di fronte al commissariato di polizia perché volevano che venissero liberati quelli che sono stati presi, insomma una diciamo che è sempre questo, ci tengo, siccome non ti dico quali trasmissioni perché mi sembra ovvio, dicono gli studenti della Sapienza, gli studenti sono una minoranza, sono un manipolo di studentelli della Sapienza, e sappiamo di quali movimenti studenteschi, no? Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! Cioè, tra l'altro io devo dirti una cosa, ieri ho visto il video degli scontri, si parlava appunto di studenti che manifestavano per la Palestina. Ora, non so tu, ma nel filmato che ho visto io, questi famigerati studenti, ma c'erano persone dell'età di mio babbo. Molto fuori corso. Quindi io sono anche... Cioè, allora, è chiaro che ci sono degli infiltrati. Beh, ma è ovvio. Vergogna! È ovvio. Un signore che sembrava uscito da... lo so, da una salumeria e si trovava lì per caso, cioè definirlo studente, le serali di un tempo. Sì. Però adesso faccio una digressione a proposito dell'audio che abbiamo mandato dei poveri, siete dei poveri comunisti, e vergogna. So che tu stai guardando Il giovane Berlusconi su Netflix.
Sì, ho iniziato, siamo alla seconda puntata. Per intenderci, racconta il Berlusconi imprenditore, almeno le prime due puntate, quindi dalla creazione di Milano 2, Publitalia, Canale 5, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle chicche interessanti e poi ci sono le interviste ai soliti sodali, Vellutri, Confalonieri, Gagliani, cioè gli orfani praticamente. Sì, certo. Allora, un'altra cosa che è successa all'estero in questa settimana, anzi pochi giorni fa, tant'è che noi non l'avevamo neanche messo in scaletta perché l'abbiamo preparata 2 giorni fa la scaletta, che poi ho preparato la scaletta. Ci sentiamo, diciamo, cosa è successo questa settimana? Non è che abbiamo chissà quale scaletta, però l'incendio al Palazzo della Borsa di Copenaghen, che è proprio il simbolo della città, tra l'altro il giorno del compleanno della regina Margarete, non so come si pronuncia, ma è scritto Ottimo. Margarete, sì, 84 anni, e quindi questi festeggiamenti per il compleanno della regina di Danimarca sono stati funestati da questo incendio gravissimo che ha fatto cadere questa guglia alta 56 metri proprio di questo edificio storico. Una cosa che mi ha un po' impressionato è che per adesso stanno facendo degli accertamenti, per adesso non è ancora chiaro il motivo. Diciamo che è inciso molto il fatto che questo edificio è completamente circondato da cantieri, da ponteggi, perché lo stavano ristrutturando. Tra l'altro, ponteggi che hanno rallentato anche l'intervento dei vigili del fuoco, perché questo fuoco è rimasto intrappolato dentro questo incendio e impediva di, come dire, spegnerlo con più facilità attraverso i getti d'acqua. Quindi sono dovuti intervenire dall'alto, perché tutte le facciate erano ricoperte da ponteggi. E la matrice non si capisce se è doloso, se è colposo, altre cose. Mi ha colpito che hanno intervistato alcuni, tra l'altro alcuni passanti hanno aiutato a togliere tutte le opere d'arte che c'erano all'interno, o la maggior parte, proprio dei passanti casuali. E mi ha colpito che una che è stata intervistata per strada ha detto: questo edificio per noi è come Notre Dame per Parigi, quindi vedete un po' voi. Siccome Notre Dame è stata incendiata dolosamente da un lupo solitario, diciamo, e c'era un ponteggio anche in quel caso. Probabilmente questo passante insinua: vedrai che è stata una cosa simile. Ora, anche la coincidenza del compleanno della regina, non lo so, però i sospetti ci sono. Io rimango dell'idea che non sia stato un attentato, ma che stessero accendendo le candeline sulla torta. Ed Ah, essendo così, che è la regina. 84, essendo 84 le candeline, si Potrebbe potrebbe scappare l'incendio, essere. Allora, esatto. io ti dico che sugli argomenti in generale dall'estero ho ricevuto un contributo che ha preparato in settimana il nostro inviato Paolo Ponneso, Ah, beh, dove che abbiamo mandato stavolta? non è all'estero. Fa un intervento quasi filosofico e antropologico e sociale Veramente. sul modo di affrontare le notizie. Io te lo voglio far sentire perché non riuscirei neanche ad anticipartelo bene a parole. Senti un po'. Grazie Massimo. Ecco bene, ci troviamo qui. Adesso vi dico dove ci troviamo, Bianca, perché è una cosa un po' particolare. Succedono tante cose nel mondo, tante cose soprattutto, come avete ben detto voi, anche a livello giorgino di politica estera. E cosa si dice tendenzialmente in senso negativo, Mirta? Cosa si dice? Sono chiacchiere da bar, come se dai bar non potesse venire nulla di buono, Bruno. In realtà la vecchia saggezza popolare italiana ci dice che la verità spesso va cercata nel parlare del popolo, Bianca. Proprio, quale posto migliore del parlare del popolo se non un bar, Damiano? Ho detto Damiano, scusa, Gianluigi. E quindi siamo andati in un bar, nel bar di Villa Botte, il bar Racello ci ha ospitato e abbiamo intervistato un avventore del bar per chiedere a lui, Federica, di dirci qualcosa su quello che sta succedendo, ad esempio sulle tensioni, Mario, le tensioni in Medio Oriente. Sentiamo questa intervista, sentiamo l'editoriale di questo frequentatore, del bar, Roberto. Ascoltiamo.
Certo che Netanyahu questa volta, cioè, ti metti a bombardare l'ambasciata di un paese straniero, che poi aspetta un attimo. Cioè, ti metti, ah, ma no, te la stai cercando. Cioè, pensaci un attimino, che cosa ti metti a bombardare? Franco, tieni un attimo. Ti metti a bombardare l'ambasciata. Ti metti a bombardare l'ambasciata di un paese straniero, anche tu, Netanyahu. Ci vuole la diplomazia, e Netanyahu questa cosa della diplomazia non la capisce. Cioè, basta. Oh, Iran, zitto però, che Iran, oh, no, non è che Iran sono un attimo, non è che c'ho la gola secca. Cioè, poi Iran deve stare zitto perché non è che sono delle educande quelli dell'Iran. Quindi secondo me è giusto che ci sia una mediazione tra gli stati per, che ne so, per mettersi, si prendono una birretta insieme, si siedono attorno a un tavolo, si prendono una birretta, Netanyahu, quello di Hamas, che, come si chiama il capo di Hamas? È sempre nascosto da qualche parte, non si capisce neanche dove. Si siedono attorno a un tavolo, lui, quello dell'Iran, il Libano, gli Hezbollah, la Siria, e gli altri smettono di, di lanciarsi bombe e ne discutono. Io la penso così, viva la pace, che alla fine ti ritrovi a bere tutti insieme. E chi è che bisticcia più? Quando si bere porta la pace. Comunque, poi non guidate aerei, macchine, bevi responsabilmente. Ciao. Ascolta me, ciao. Bene, bene Elena, abbiamo sentito che non c'è bisogno di andare a scomodare grandi professoroni, grandi politologi, Federica, esperti di questioni internazionali. È sufficiente chiedere al popolo, Bruno. E dal popolo viene la verità. Quindi non diciamo più in senso dispregiativo, Davide, non diciamo più chiacchiere da bar, perché nel bar non si fanno solo chiacchiere, ma si fanno anche analisi puntuali e approfondite. E con questo ti saluto, Bianca, e ti do appuntamento al prossimo mio servizio, perché è sempre, sempre, sempre un piacere vederti, Mirta. Ed essere in collegamento dal tuo programma, Eleonora. Un saluto a tutti i telespettatori. Lascio di nuovo la linea allo studio, Paola. Bene. Abbiamo visto, quindi vedi che. Un fine geopolitico, un incrocio tra Caracciolo e Dario Fabbri, praticamente. Ti dirò, io in TV, nelle varie trasmissioni, ho sentito anche di peggio, eh? Cioè, Ha voglia, ha voglia. quindi, cioè, alla fine. No, allora, veniamo alle notizie locali, localissime, perché in Sardegna, a parte proprio l'ultima notizia sul sindaco di Cagliari, no? La candidatura Sì, abbiamo di. Massimo Azzedda, un cavallo di ritorno, E eh. quindi candidati a sindaco di Cagliari abbiamo due Zedda, Sì, giusto? esatto. Quindi Zedda. immaginate cosa succederà nella scheda elettorale. Ma la cosa più bella, e la chiudiamo subito, che Massimo Azzedda si presenta subito con due perle, dicendo che Cagliari sarà città della pace, quindi si candida, credo, a ospitare anche i negoziati tra Sì. Ucraina, probabilmente Russia. E poi ho letto oggi sull'Unione Sarda che vorrebbe che ci fosse un secondo poetto nella zona di Santeria.
cioè vuole che il quartiere di Sant'Elia abbia la propria spiaggia e sarà un nuovo poeta. Credo che sarà una bella campagna elettorale, si incomincia alla grande, direi. Per completezza dell'informazione, anche per par condicio, ricordiamo che c'è anche un altro candidato di una lista civica, cioè di un candidato civico che è Farris. Ok, no, ma veniamo anche a livello regionale. A livello regionale abbiamo avuto l'insediamento della giunta e c'è già anche qui una perla. Sì, c'è già una perla, come dici tu. In pratica, come abbiamo detto, si è insediata la settimana scorsa il nuovo consiglio regionale e la prima riunione di giunta ha avuto già il primo assente, ossia l'assessore alla sanità, l'oncologo romano 63enne Armando Bartolazzi. Prima riunione di giunta e subito è risultato assente, era collegato in video, però lo staff di Alessandra Todde, il presidente della regione, è intervenuto subito per dire tranquilli, si sta trasferendo in Sardegna, ha preso tutti i permessi, andrà in aspettativa e quindi questa settimana dovrebbe essersi già trasferito qui in Sardegna, perché chiaramente la scelta di un assessore non sardo ha fatto storcere il naso, ma lui ha voluto subito tranquillizzare tutti i sardi e quindi ha rilasciato questa dichiarazione. Ha detto: i miei detrattori, a cominciare dall'opposizione di centrodestra, sottolineano polemicamente il fatto che io provenga dalla capitale e che per questo io non possa essere adeguatamente a conoscenza della realtà dell'isola. Scusa, è partito a caso, ormai è un fire. E ha detto e ha aggiunto all'assessore: conosco qualcuno che pur non essendo sardo ha fatto un grande lavoro, si chiamava Gigi Riva. Certo, i contesti sono differenti, ma io nel campo della salute credo che con l'apporto di tutti potrò essere un rombo di tuono. Ma per... Ora, apri il cielo, è intervenuto subito Ugo Cappellacci, ex presidente della regione, in quota Forza Italia, che ha detto: l'unico Gigi che conosce lui al massimo è Gigi Di Maio. Perché mi sono accapotato dalla sedia, devo dire. Di Maio... a proposito... Sì, dimmi. Cioè, Di Maio è un protagonista del momento. Di Maio, assolutamente. Come sappiamo, è un inviato nel Golfo Persico dell'Unione Europea. Credo che stia facendo il diavolo a quattro per sanare il conflitto israelo-palestinese e anche, chiaramente, credo che metterà una parola sia con l'Iran che con Israele per portare la pace, diciamo, in Medio Oriente. Ma a proposito di Gigi Riva... Nessuno. C'è una seconda notizia relativa al defunto campione del Cagliari dello Scudetto. Dovete sapere che l'Università degli Studi di Cagliari ha inaugurato l'anno accademico la settimana scorsa alla Cittadella di Monserrato, dedicando l'apertura dell'anno accademico a Gigi Riva, con questo titolo di apertura dell'anno accademico: il mito unificante Gigi Riva tra i valori dello sport e la testimonianza civile. In platea erano presenti il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, probabilmente era la prima volta che entrava in università in vita sua, poi c'era il figlio di Gigi Riva, Nicola, la nipote di Riva, Virginia, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e altri esponenti della politica regionale. Il rettore dell'Università di Cagliari, Mola, ha detto: abbiamo anche noi come università voluto dare il nostro contributo al ricordo di un uomo, Gigi Riva, che per motivi diversi è nel cuore di tutte e di tutti. Un patrimonio del nostro paese, ma in special modo un patrimonio di questa regione e di questa città. Dedicandogli l'inaugurazione dell'anno accademico, abbiamo voluto contribuire come comunità a lasciare anche noi un segno scolpito di riconoscenza. Oh, per carità, nessuno ha da dire ovviamente sulla figura di Gigi Riva, che è un mito assoluto, ma l'inaugurazione dell'anno accademico, uno si aspetta che il rettore presenti, sai, il corso di studi, i dati dell'anno trascorso. Non diciamo nulla. Allora, intanto, tu hai già fatto la tessera del PD del 2024, Damiano? No, perché non ho ancora consumato i punti di quella del 2023.
Devo prima ritirare il premio, questa cosa del 2024. Allora, nella tessera, sai com'è la tessera del PD del 2024? Cioè, tutta la No, non tessera ho avuto questo piacere. che ha le sembianze di una carta di credito, no? La tessera Ok, del PD. presumo ci sia il simbolo del partito, mi auguro. Ma c'è, attenzione, altro intoccabile. C'è lo sguardo di Berlinguer nella tessera del PD. Con anche qui, non tutti sono nel PD, non riescono ad essere tutti d'accordo. Anche in Ah, questo me ne caso, sono accorto, non tutti sono d'accordo perché impadronirsi della figura di Berlinguer, che è talmente in alto che non se ne può impadronire un partito, qualcuno dice, altri, insomma, vabbè. Perché ti parlo del PD? Perché c'è ancora caos a livello di campo largo e soprattutto continuano le inchieste giudiziarie. Ecco, povero Berlinguer, continuano le inchieste giudiziarie a Bari. Cioè, ne stanno arrestando uno dietro l'altro, ci sono sempre più arrestando, scusami, indagando uno dietro l'altro. Si è dimesso anche poche ore fa un altro dirigente di una municipalizzata di bel Bari, posticino, eh? quella legata ai rifiuti, insomma. E alla fine è stato deciso che i candidati a sindaco di Bari, dopo che De Caro non si può ricandidare, perché massimo 2 mandati e lui sarebbe, in questo caso sarebbe al terzo, ma secondo me non sarebbe potuto candidare anche per tutto quello che è successo intorno, presentano un candidato diverso, il PD con i Verdi, rispetto al Movimento 5 Stelle con Sinistra Italiana, PSI e altre frattaglie. Quindi il PD Vito Leccese. No, aspetta, no, ferma, no, fermati un Si attimo, chiama fermati Vito un attimo. Tu Leccese. mi stai dicendo che a sindaco di Bari si stia candidando uno che per cognome fa Leccese? Esatto. Cioè, ma chi l'ha scelto? Ma l'hanno capito dove si sta candidando? L'ha Sono scelto fuori di lì. testa adesso. Elish Line. Vabbè, comunque, Vito Leccese. Mentre per il Movimento 5 Stelle e gli altri a traino, La Forgia. Ora, qual è l'accordo? Senti un po'. L'accordo è ognuno si presenta per i fatti suoi, tanto si andrà al ballottaggio e poi chi dei due vincerà sosterrà l'altro. Ah, Ok? bello. Questo. No, noi da bambini praticamente. Sì, questo è il ragionamento. A chi dice alla Schlein che le sembra. Se, chi del critico del PD alla Schlein dice sei troppo a traino di Conte, lei dice: ma che noi siamo per un'entità unitaria, noi siamo per l'unità perché l'unico modo per sconfiggere Sono la destra, famosi, sì, per l'unità. per sconfiggere la destra è Come giusto, sì. candidare, rispondo a David Tull, come candidare il sindaco di Cagliari a presidente della regione a Sassari, praticamente ha preso meno di mia zia, più o meno, se si fosse candidata. Esatto. La Schlein ha detto: no, noi siamo per una proposta unitaria, noi sappiamo che l'unità è l'unica cosa. E lei viene in aiuto Conte che dice: vabbè, anche se dovessimo prendere più voti noi del PD alle europee, lasceremo la leadership del centro-sinistra, vuol dire comunque al PD. Cioè, Cioè, l'elemosina, sì, praticamente. Cioè. sbruffonate, sbruffonate. E quindi, insomma, c'è un po' di freddino fra Conte e Schlein. E Ma vabbè, sì, dai. veniamo ad altre notizie. Ormai, da quando Mattarella ha elogiato i dirigenti scolastici che hanno chiuso la scuola per festeggiare la fine del Ramadan, c'è un florilegio di richieste per Di Ramadan. feste del Ramadan, certo. Sì, tipo ad Abbiategrasso, ad esempio, che cosa è successo? Allora, Provincia di Milano. praticamente Abbiategrasso, Istituto Superiore Vittorio Bachelet. Cosa è successo? Che il dirigente scolastico, su richiesta degli studenti di fede islamica, ha lanciato l'idea di un corso di introduzione alla lingua araba per far incontrare le nuove culture. Nella circolare d'istituto si apprende che sono aperte le iscrizioni e che questo corso avanzato di lingua sarà tenuto da alcuni studenti arabofoni, questa parola l'ho sentita da arabofono, Quindi de dell'istituto. degli studenti, Sì, tipo saranno autogestione. studenti, esatto. E fin qui ti dirò, non ci vedo niente di male. Il problema è che nella stessa circolare c'è scritto che
Partecipando a questo incontro ci sarà poi in successione una piccola festa con l'occasione della recente fine del Ramadan e poi si potrà partecipare anche a un laboratorio di hijab. Una scelta questa che non è passata sotto traccia e ha alimentato ulteriori Cos'è discussioni. l'hijab? L'hijab praticamente è quella sciarpa, quel velo che verrà agli studenti insegnato a cucire praticamente, ma non è tanto questo che ci interessa. La cosa che mi ha colpito della vicenda, ti dirò, potrebbe essere anche interessante, ma la cosa che mi ha colpito è la dichiarazione dell'assessore competente del comune di Abbiategrasso, Marina Baietta, che ha affermato: io non ci vedo niente di male perché anche la comunità albanese qualche settimana fa ci ha chiesto il permesso di fare un'ora a settimana di lingua albanese per diffondere la cultura albanese tra gli studenti della stessa scuola. Quindi scopriamo che in questa scuola praticamente il primo studente di lingua straniera non italiana che si sveglia chiede di fare praticamente No, lezioni di cultura del proprio mi paese. aspetto il laboratorio per il ROM su come lavorare il RAM. A questo punto nelle scuole. Esatto, ma scusate, io devo dire una cosa, adesso devo fare polemica, siamo pronti, l'angolo della polemica come ai tempi di Biscardi. Allora, io quando si tratta di questioni cattoliche, qui si parla sempre di Stato laico, quando si parla del crocifisso nelle aule è lo Stato laico, se il prete vuole andare a fare il precetto pasquale è lo Stato è laico, quando si parlava di benedire le scuole è lo Stato è laico. Ma non sarà mica che lo Stato è laico solo quando c'è di mezzo la Chiesa cattolica, perché io vedo che manifestazioni che riguardano altre religioni, nessun problema dentro le scuole. C'è No, noto infatti. che puoi fare lingua araba, religione araba, festa del Ramadan, tra un po' avremo, non lo so, Vishnu appeso ai muri delle scuole. Quindi diciamoci la verità, è arrivato il momento che qualcuno lo dica, il problema è la religione cristiana cattolica. Lo Stato è laico per quanto riguarda la religione cristiana cattolica, perché io vedo che sulla religione islamica c'è un bel liberi tutti, eh. Chiudiamo la scuola per il Ramadan, facciamo la festa di Ramadan, insegniamo a fare il velo che portano le donne, così ve lo cucite, ne prendiamo atto, diciamo Beh, così. ti dico che c'è una proposta di legge di Suma Oro, hai sentito bene, Suma Oro, per fare il Ramadan, la fine del Ramadan, festa nazionale, perché ci sono 3 milioni, Fa parte un po' della cultura italiana, ci storicamente. sono 3 milioni di... Infatti qualcuno ha detto adesso, questa è anche una battuta che interessa la fede calcistica, ha detto vabbè, allora ci sono 10 milioni di juventini, cosa facciamo? Festa nazionale il giorno della fondazione della Juve? Cosa vuol dire? Ci sono 3 milioni di islamici, allora devi fare la... Cioè, cosa vuol dire? Vabbè, comunque, No, no, vabbè, vabbè. tranquillizzo, essendo la Juventus fondata il 1º novembre, essendo già festività di tutti i santi, non si guadagnerebbe un ponte. E quindi, però Ok. Suma Oro, sono contento che rilasci ancora Sì, interviste, vabbè. perché mi aspetterei che si fosse nascosto da qualche parte, visto gli accadimenti familiari. Vabbè, Comunque, intanto ma parliamo di cose più importanti. no, Parliamo, veniamo alla ciccia, io vorrei venire alla ciccia no, aspetta un della attimo, puntata. che prima c'è un intervento ormai consueto. E questa è una ciccia. Trenta, sono bambino Pietrino. No, dai, non abbassare il volume. Dai, ascoltala un paio di barzellette. Ok, Dai. ok. Vabbè, io le dico lo stesso, però mi dispiace perché so che gente che no, io non sono molto simpatico, ma a me basta sapere di essere simpatico a Si sta Damiano. allargando un po' troppo, Allora, già. racconto un paio di barzellette. Allora, la prima. Mamma lumaca prepara sua figlia per andare a scuola e le dice: mi raccomando, fai la bava. Questa fa molto ridere. Una donna incontra la sua amica che è un po' triste e le dice: ciao Anna, ma cosa ti è successo? Hai una faccia! E lei: è un bel guaio, ho investito mia suocera.
Ah, e come mai la macchina è ammaccata da tutti i lati? E lei risponde, per forza, continuava a nascondersi fra gli alberi. Però almeno un inedito. L'ultima, questo. Velocissima. Forse. Si incontrano due, uno gli dice all'altro, ieri ho preso un cane per mia moglie, e l'altro gli dice, ah sì, e dov'è che si fanno questi scambi? Ciao, alla prossima, ciao. Vabbè, è lui, non è che ti puoi aspettare. Non vediamo allora. Allora, c'è stata una notizia clamorosa questa settimana. No, non mi aspetto i livelli. Allora, c'è stata una... Oh, la ciccia, era ora. C'è stata una notizia clamorosa. Spieghiamo anche la sonografia alle spalle di Simone. No, aspetta, non è ancora quella. Non è ancora divorzio. Quella. No, ma non oh è no. Ho l'ansia ancora... di dirla, non vedo l'ora. Aspetta, prima ce n'è un'altra. Oh, allora, un'altra cosa, l'Alfa Romeo ha presentato un nuovo modello, della sua automobile, presentata in pompa magna, l'Alfa Romeo Milano. Una sorta di SUV urbano, diciamo, non troppo estremo, comunque sulla piattaforma Stellantis della... che riguarda anche la 2008, la Peugeot 2008, insomma quel segmento lì. Peccato che questa macchina venga prodotta in pratica totalmente in Polonia. Il ministro Urso aveva avuto da dire, ma come, perché si chiama Milano una macchina che di italiano non ha niente se non il nome Alfa Romeo? L'Alfa Romeo ha deciso, dopo averla presentata, sai, col velo sopra, svelata a tutti i giornalisti, come Alfa Romeo, ha deciso di cambiarle il nome per venire incontro a queste osservazioni, e si chiamerà Alfa Romeo Junior. A questo punto non Junior, suppongo, ma Junior, più legato, non lo so, ho scoperto che effettivamente l'Alfa Romeo ha avuto un modello che si chiamava Junior, la Junior Zagato, che risale agli anni dal 69 al 75. È stato prodotto questo modello di Alfa Romeo Junior Zagato. Zagato è un po' come Pininfarina, no? È il nome di chi ne ha curato il design, soprattutto sportivo, dell'Alfa Romeo. Allora, Urso aveva detto, un'auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia. Questo lo vieta la legge italiana dal 2003, che ha definito l'Italian Sounding. Già che il termine per definire l'Italian Sounding sia in inglese è interessante. L'Italian Sounding quindi, prevede che non puoi dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. Cioè il consumatore va a comprare l'Alfa Romeo Milano pensando che sia italiano e invece è fatto in Polonia. Questo è la... E quindi gli sono venuti incontro, hanno detto che non c'entra niente quello che ha detto Urso, quelli dell'Alfa Romeo. Il CEO di Alfa Romeo, l'amministratore delegato, che si chiama Jean-Philippe Imparato, ha detto che questo potrà calmare gli animi e aiuterà anche loro a vendere meglio, perché non ci sarà questo equivoco. Cioè, secondo me è una cosa veramente clamorosa, una cosa clamorosa. Veniamo a introdurre la notizia per la quale io dietro di me ho gli studi. Ti interesserà anche ai nostri ascoltatori, cioè la notizia della settimana. Esatto. La introduco con un vocale che è arrivato in settimana prima ancora che questo divorzio di cui parleremo fosse definitivo. Era nell'aria, se ne parlava ancora. Senti un po' cosa ci dice questo nostro ascoltatore. Pronto, buonasera. Circolano delle voci per le quali Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus, sia in via di scioglimento di contratto con la RAI per passare alla 9 canale televisivo di proprietà di Discovery. Ora, io vorrei dire, se Amedeo Umberto Rita deciderà di prestare i suoi servigi
a un'altra televisione che non è quella pubblica, cioè la RAI, la radio televisione italiana, io mi troverò costretto a contestare il pagamento dell'abbonamento, perché io pago l'abbonamento quasi esclusivamente solo perché c'è Amedeo Umberto Rita. La sua eleganza, il suo savoir-faire, la sua simpatia, la sua affabilità, la capacità di gestione, la sua direzione artistica mi fanno pensare che vale la pena pagare il canone Rai. Se lui dovesse andare via, mi troverò costretto a chiedere il scioglimento del contratto, perché tutti i contratti che si rispettano, se c'è una decisione unilaterale che viola lo status quo al momento della sottoscrizione di questo contratto, io mi sentirò in dovere di fare un reclamo per rescindere da questo contratto e non pagare più il canone. Peraltro preferisco di gran lunga pagare un obolo alla Nove, dove è già presente l'ottimo Fabio Fazio, per non parlare dell'esilarante e intelligente e sarcastico Maurizio Crozza. Quindi vorrei sapere cosa ne pensate, vorrei sapere da voi se secondo voi c'è un fondamento giuridico a sostegno di questa mia eventuale azione legale. Attendo vostre notizie, e ne approfitto anche per elogiare la bellissima moglie di Amedeo Umberto Rita, la Giovanna, che meriterebbe un programma tutto suo. Buonasera. Cioè, ma non possiamo dire alla regia di tagliarli questi ascoltatori? Cioè, sarà in lutto questo tizio. Cioè, però ci sono rimasto male perché non ha citato la simpaticissima Luciana Littizzetto. Vabbè, sono rimasto male, forse un po' misogino. È la notizia della settimana. Sì. Amadeus lascia la RAI. In realtà non lascia la RAI, termine tecnico, non è stato rinnovato il contratto, che scadrà, sottolineo, scadrà il 31 agosto, ecco perché lo vedete ancora in TV ai fatti, come i fatti vostri, ma anche affari tuoi, infatti vostri dei pacchi, diciamo, dai esatto. Praticamente dopo giorni di indiscrezioni in cui ci si è messo in mezzo anche Fiorello, Amadeus ha annunciato ufficialmente con un video sui social, dopo aver parlato col direttore generale della RAI Gianpaolo Rossi, la volontà di impegnarsi con Nove, il canale del gruppo Warner Bros. Discovery. In un video su Instagram il conduttore spiega che la decisione di lasciare la RAI è stata difficile, ringrazia tutti e poi si toglie dei sassolini, perché era girata la voce, soprattutto sul Corriere della Sera, che per rimanere alla RAI avesse, diciamo, presentato delle pretese di un certo tipo, soprattutto dei programmi da dare alla moglie dal parte della dirigenza RAI, una certa cospicua carta bianca nel fare il direttore artistico di alcune trasmissioni. Lui ha smentito tutto questo, però alla fine ha dichiarato, sapete, grande rammarico, senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, eccetera eccetera. Ma parliamo delle cose, diciamo, del nocciolo della questione. Innanzitutto, cosa va a fare al 9? Amadeus dovrebbe avere da una parte un programma quotidiano in prima serata. Si dice addirittura che il gruppo Discovery potrebbe acquisire i diritti della trasmissione I Soliti Ignoti, e poi dovrebbe avere un format musicale che sarebbe un po' come tornare alle origini per Amadeus, che nasce praticamente come esperto di musica, disc jockey, eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'aspetto economico, si parla di 10 milioni di euro per 4 anni, anzi si parla anche di un quinto anno ancora in divenire, quindi circa 2,5 milioni di euro all'anno o poco più. Anche se Amadeus potrebbe spuntare qualcosa di più rispetto a Fazio, in considerazione dell'impegno quotidiano e non settimanale. È inutile dire che la cosa più importante è che si sono scatenate le voci sul prossimo Festival di Sanremo.
Si parla di Bonolis, si parla di Fiorello da solo. Di Conti. Di Conti, ma ho letto una cosa che mi ha fatto letteralmente accapponare la pelle, ossia che ci sarebbero già delle trattative per una conduzione di Carlo Conti coadiuvato da Panariello e Pieraccioni, una roba che almeno per i miei gusti, cioè preferirei le piaghe d'Egitto tutte assieme contemporaneamente. Io Pieraccioni è più forte di me, cioè proprio... No, ti dico che... Una cosa che piacerà a te, Simone, è questa storia del gruppo dei toscani, che loro sono amici, che sono sempre assieme Pieraccioni Guasconi. E Panariello. È una roba insopportabile. Sono come fratelli, sì, ci li ficcano ovunque. Ora, un'altra cosa che è stata riconosciuta ad Amadeus è stata quella di lanciare i Maneskin, no? Sì, dalla finestra, sarei augurato. Anche la Francini Valletta, io non ho visto il programma della Francini, o meglio, ero in pizzeria durante la prima puntata del programma della Francini e c'era il televisore di cui non sentivo l'audio, e quello che ho visto mi fa pensare che il programma della Francini, non so quanto ascolto abbia fatto, ma veramente non arriverà a 14 puntate come noi. Ma secondo me no. E probabilmente alla fine delle 14 puntate in totale ne avremmo avuto più ascolto del programma, però non lo so. E poi magari ha fatto il botto, non lo so. Ti dico solo che ha fatto, adesso apro un sacco di parentesi, scusami, digressioni. Ti dico solo che alla facciazza nostra ha fatto un botto al botteghino il film su Ennio Doris interpretato da Massimo Ghini. Sappilo, ha fatto il botto. E non so se hai letto che alla prima del film c'è stata una mega rissa tra Lotito e Gagliani. No, non l'ho letto. Sul Corriere della Sera. Non ho approfondito l'argomento, mi riservo di farlo nei prossimi giorni. Ho letto sulla home page del Corriere della Sera che durante la prima del film su Ennio Doris, che ricordiamo era il presidente di Banca, il creatore di Banca Mediolanum, c'è stata una mega rissa tra Adriano Tagliani e Lottito. Mamma. Allora, voglio dire a Giorgia che il Fanta Sanremo è già ufficialmente finito, cioè quelli che organizzano il Fanta Sanremo hanno detto che sarebbe finito con quest'anno. Alleluia! una cosa che ho aperto un sacco di parentesi, mi sto un po' perdendo. Una cosa che volevo dire a proposito dei Maneskin, che è stato chiesto a Mark Knopfler cosa ne pensava della poetica della chitarra dei Maneskin. Allora, il discorso era sul fatto che il rock di una volta non esiste più, che non ci sono più gruppi rock. E Mark Knopfler diceva, tra l'altro, nonostante la sua età e le sue esperienze, diceva: io non credo molto in questa cosa che il gruppo rock deve avere per forza la chitarra elettrica, la chitarra solista, la voce. Per me, se si fa della buona musica, dice, non mi interessano gli standard, io non guardo gli standard che devono avere, dice, non guardo neanche lo stile. E gli hanno detto: ci sarebbero i Maneskin, cosa ne pensa della politica? A Mark Knopfler della poetica della musica della chitarra dei Maneskin. E lui ha detto: i Maneskin, e chi sono? In alcune versioni qualcuno dice che ha detto: cos'è, una marca di detersivo Maneskin? Ora, però poi è stato elegante perché ha detto: vabbè, mi informerò, se mi dite così mi informerò su chi sono questi Maneskin. Che tra l'altro, adesso ho paura che si informi, ma ho paura. Ma credo che i Maneskin, non lo so, sono abbastanza divisi, sono fermi, e infatti secondo me dal punto di vista musicale non che si respiri molto meglio, però il fatto che non si parli di rock associandolo ai Maneskin, ma vabbè, questi sono gusti miei. Però non vorrei che Amadeus se ne fosse andato via dopo il comunicato della redazione del TG1 di qualche giorno fa, che recitava così: la maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono. Lo ha fatto attraverso la commissione di vigilanza, che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo, Rai News 24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla.
Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande anche scomode, verificano quanto viene detto, fanno notare incongruenze. Per questo, gentili telespettatori, vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale. Stiamo parlando della RAI. No, il TG1. E del TG1. Per antonomasia, il telegiornale da sempre governativo, il telegiornale che stendeva e si faceva a Zerbino quando c'era Draghi, che in tutti gli anni in cui è stato il centro-sinistra e il PD al potere senza vincere le elezioni non hanno aperto bocca, che esaltavano Conte, che nemmeno in Corea del Nord a Kim Jong-un, quella che compare sempre col kimono. Cioè, stiamo parlando del TG1, stiamo parlando della RAI che ha tre reti lottizzate da sempre, e RAI 3, qualunque governo ci sia, è sempre della sinistra estrema. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma dobbiamo dirle queste cose? Dobbiamo dirle? O no? Adesso, rido perché mi è venuta in mente una certa cosa, quando Kat Lerner, siete direttore... ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti. Mi è ricordato quando Kat Lerner conduceva il TG1 e un giorno si prese la scena andando a denunciare delle richieste di raccomandazioni agitando un bigliettino dove c'erano i nomi delle persone. Mi viene il nervoso solo a pensarci a queste cose. Guarda, mi viene il nervoso. Bene, passiamo ad altro. È il momento di Fulvio. Allora, ho chiesto. Per stemperare gli animi, sono contento. Sì. Allora, ho chiesto a Fulvio, e poi capirete anche perché, di parlarmi della sigaretta elettronica. Ok? Così. Non è proprio così, perché è di attualità l'argomento. Gli ho chiesto, Fulvio, alla nostra intelligenza artificiale, per chi ancora non la conoscesse, il nostro Fulvio robot, Fulvio bot, gli ho chiesto di parlarci della sigaretta elettronica e mi ha detto, perché è anche un argomento di cui che io non ho approfondito, non avendo mai fumato, non conosco l'argomento, quindi gli ho chiesto, perché vedo che è molto di moda, soprattutto tra i ragazzini, quindi volevo capire. Sentiamo. Sigaretta elettronica si intende un dispositivo che permette di inalare vapore, in genere aromatizzato, contenente quantità variabili di nicotina in una miscela composta da acqua, glicole propilenico, glicerolo ed altre sostanze, tra cui gli aromatizzanti. Nei fumatori la pratica di aspirare dal cilindretto a forma di sigaretta, per la quale è stato coniato il neologismo, ridicolo, svapare, fornisce non solo la nicotina di cui sente il bisogno l'organismo, che ha sviluppato dipendenza, ma anche un'esperienza tattile, olfattiva e gustativa che richiama quella della sigaretta. Se negli anni 60, 70, 80, la sigaretta era sinonimo di emancipazione, disinvoltura nella società e anticonformismo, denti gialli, alito da marmitta di camioncino, e morte per tumore ai polmoni, c'è da dire che, chi inizia a fumare dagli anni 80 in poi, con tutta l'informazione sui tumori, dimostra segni di deficienza cognitiva. Se la sigaretta vera è assolutamente da evitare, la sigaretta giocattolo, quella elettronica, aggiunge anche un tocco di ridicolo in chi la usa. Il problema è che anche i ragazzini, che magari non avevano intenzione di accendere una sigaretta, con la sigaretta elettronica, che si accende come uno smartphone, cominciano a svapare, per seguire la moda. Si vedono in giro personaggi che non sanno nemmeno soffiarsi il naso, che hanno fatto il passaggio diretto, dal ciuccio alla sigaretta elettronica. Il tutto per darsi un tono, anche se più che di tono, bisognerebbe parlare di tonto. Ad aprile 2021 è stato pubblicato il parere finale del Comitato Scientifico della Commissione Europea sugli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche. Il Comitato ha riscontrato elementi di prova dei rischi di danni irritativi locali alle vie respiratorie a un livello moderato, ma in crescita, di evidenze che indicano che le sigarette elettroniche hanno effetti nocivi sulla salute, in particolare, ma non solo, sul sistema cardiovascolare. Inoltre ha riscontrato elementi di prova da deboli a moderati dei rischi di cancerogenicità per le vie respiratorie, e ha concluso che vi sono forti elementi di prova del rischio di avvelenamento e lesioni a causa di ustioni ed esplosioni. Quindi a fare i fighi, con la locomotiva a vapore in bocca, si finisce anche, se ti va benissimo, ad irritarsi la gola. L'unica cosa di buono, o meno peggio, della sigaretta elettronica rispetto a quella degli adulti, è che i danni da fumo passivo sono molto ridotti. Almeno quello. A parte il fatto che ti mandano nuvole di vapore in faccia, che definire aromatizzato è un eufemismo,
Alcune odorano di gabinetto della stazione, o di mastello per i pannolini dei bambini, o di cassonetto dell'umido a metà agosto. Molla la sigaretta elettronica e cresci un pochino. E se proprio ne senti il bisogno, prenditi un Chupa Chups alla Marena, che non sembrerai più grande, ma almeno non sembrerai uno che ha complessi di inferiorità. Finisce. Fulvio ci fa perdere gli ascoltatori fumatori. Ci fa perdere gli ascoltatori fumatori, è vero, ma Fulvio non guarda in faccia a nessuno. Fulvio parla. Sì, sì, va preso. Sì, io alcune cose che dice Fulvio. Io alcune cose che dice Fulvio non le direi mai, però Fulvio è un robot, non ha sentimenti, quindi dice quello che pensa, non è che... Vabbè. Dico che è di attualità perché la Gran Bretagna mette al bando il fumo. È uscita oggi la notizia che chi è nato dopo il 1 gennaio 2009 in Gran Bretagna non potrà più acquistare sigarette, per sempre, per tutta la sua vita, ok? Non potrà comprare sigarette. Ora... Attenzione alla legge. La legge dice che non potrà comprare sigarette, quindi significa che altri potranno comprarle per loro e dargliele. Trovo difficile. Intanto questa legge deve passare nel Parlamento. Si dice che passerà perché c'è anche il favore di Re Carlo, che si è espresso in modo molto favorevole su questa legge. E poi pare che l'opinione pubblica non sia del tutto scandalizzata da questa proposta di legge. Ovviamente è una proposta di legge che prima ancora che pensare alla salute del cittadino, ovviamente pensa a quanto sgraverebbe sui conti del servizio sanitario, perché l'incidenza di danni di assistiti dal punto di vista sanitario in Gran Bretagna a causa del fumo pare che sia molto alta. E quindi... Non so, in Germania allargano alla cannabis, a Gran Bretagna chiudono anche sulle sigarette. Questa è la notizia. Quindi Fulvio, tutto sommato, non ha sparato così a caso, diciamo. Veniamo Beh. A... Allora, a, posso, ri, partiamo con un po' di notizia grafica. Io rimango sull'Inghilterra, perché c'è una notizia... il partito ha licenziato un partito inglese, quello di Farage, ve lo ricordate? Quello di Farage anti-europeista che promosse la Brexit, l'UKIP si chiamava quel partito, adesso l'UKIP non esiste più, Farage ne ha fondato un altro. Cosa ha fatto? Ha licenziato per, siamo nell'anno elettorale, ricordiamolo, ha licenziato per poco impegno Tommy Cockwell. Perché? Perché non si è impegnato abbastanza, è stato sempre assente durante gli incontri del partito, pur essendo un personaggio di spicco, non ha mai risposto alle sollecitazioni nemmeno via mail, via social e altre cose, quindi Farage ha deciso che non ci si poteva presentare agli elettori, presentare la propria faccia agli elettori con dei personaggi di spicco del partito che addirittura si assentavano e dimostravano così disinteresse per la causa del partito. Sono d'accordo, lo facessero anche qui. Lo facessero anche qui per quelli che non vanno in Parlamento. Quindi questo Tommy Cockwell è stato licenziato per assenteismo. Bene, Tommy Cockwell era assente perché era morto da 2 mesi. Quindi adesso noi ridiamo, una cosa un po' drammatica, quindi... ma non se ne erano accorti. Hanno accusato lui di essere disinteressato al partito e il partito non si è accorto che questo qui era morto da 2 mesi. Cioè, ti quindi dato, era molto di spicco, nessuno è andato ai funerali perché non sapevano che fosse morto. Cioè, una cosa incredibile, solo in un secondo momento i vertici della formazione politica hanno ammesso di non essersi accorti che Coccolo era già morto nel momento in cui era stato licenziato. E vabbè, queste sono cose che succedono. Vediamo c'è una modella che ha dato sfoggio di sé. Che modella? Sto girando un video in questi giorni dove la modella Michelle Comey, star di OnlyFans, manco fosse Dynasty ai bei tempi, è seduta su una panchina di un parco e rivolge una domanda a 2 ragazzi adolescenti, Lorenzo Fibbi e Matteo Trombetta. Content creator di Prato, noti con il nome di Il Duo Toscano. Ok. E torniamo ai toscani. Perché?
cosa succede? Che questa Michelle Comey, credendo di fare la spiritosa, invece di dire la parola outfit, indicando i propri vestiti, dice ai due ragazzi: raga, vi piace il mio Auschwitz? E i due giovani, fingendo imbarazzo, commentano: sì, dai, insomma, se fossi mia figlia ti avrei chiusa in casa. Però che gli si può dire a un Auschwitz del genere? Ci garba parecchio. Ora, potete immaginarvi, questi dovevano far ridere usando la parola Auschwitz al posto di Auschwitz. È successo un macello, è intervenuto il console onorario di Israele, Marco Carrai, che ha detto: trovo vergognoso che si utilizzi il nome di un campo di concentramento per scherzare in modo squallido. Ad Auschwitz morirono nelle camere a gas 1,5 milioni di ebrei, non followers, ma persone vere. Tra i primi a stigmatizzare anche Michele Pierguidi, presidente del Consiglio di Quartiere 2 a Firenze. Ma adesso arriva il bello. I due ragazzi che appaiono nel video si sono giustificati dicendo: noi stavamo solo scherzando, è solo un gioco di parole con la parola outfit, nessun riferimento alla Shoah, non è un video, cioè, sai, tu dici Auschwitz perché volevi citare la cittadina polacca, non c'era nessun riferimento. Ci dispiace che qualcuno possa essersela presa. Ma perché mai? Pace, amore e rispetto per tutti. Non soffermiamoci su queste cose, ragazzi. Noi scherziamo, voi lo sapete, a noi ci basta questo. Ma ti dirò di più. Ti dirò di più che lei ha detto, lei, proprio questa Michelle Comey, ha detto: stavo solo scherzando, poi si sa che quelli lì se la prendono subito. Tipo Ceccherini, praticamente. Alla Ceccherini. Allora, non si dice che la pezza è peggiore del buco. Sì, a proposito di content creator, ti ricordi Miguel Docello Stellato che aveva fatto l'oroscopo? Sì, qui certo. Certo. È anche lui un content creator ed è un po' preoccupato per il nuovo codice della strada e quindi mi ha mandato un vocale per chiedere spiegazioni. Poi magari. Pronti, buonasera, io sono Miguel Docello Stellato, quello dell'oroscopo. Ve lo ricordate che ho fatto l'oroscopo per amor di fondo? Avevo una domanda per voi. Ho sentito che è uscito codice della strada e mi chiedevo: ma codice della strada vale solo per automobilisti o in genere per chi lavora nella strada? No, perché potrebbero essere delle restrizioni anche per noi che facciamo oroscopo, e quindi volevo chiedere se avete voi delle notizie aggiornate su come funziona su codici della strada. Vi ringrazio infinitamente, ciao. Io non ho capito. Allora, ha chiesto se il codice della strada vale solo per gli automobilisti o anche in genere per chi lavora per strada. Poi dice con questa voce allusiva che si occupa solo di oroscopo, quindi non capisco, però comunque credo che valga solo per gli automobilisti, suppongo. Sì, altrimenti quelli che lavorano con l'ANAS credo che sarebbero a rischio. Sì, infatti sarebbero a rischio, certo. Vabbè. Comunque ti volevo dire, tu hai mai visto il boss delle cerimonie? Il boss delle torte, ma il boss delle c'era anche il prima era il boss delle cerimonie, poi è diventato il castello delle cerimonie, perché questa parola boss in pratica il format era questo tizio che si occupava di organizzare delle feste di matrimonio molto pompose alla napoletana, diciamo tizio napoletano, in questo castello di sua proprietà, un locale a forma di castello, cioè con la fattezza di un castello, e organizzava di solito per napoletani. Tu sai che i napoletani hanno questa particolarità. Occhio che tra poco ci chiama il tizio fissato con Giulia. Occhio a quello che dici. Stiamo entrando in una zona pericolosa. Tu sai che i napoletani ci tengono alla pomposità delle loro feste, prediciottesimi, prime comunioni, figurati i matrimoni poi. Allora, peccato che il fratello
del personaggio che compare in TV e che è cotitolare di questa società del Castello delle Cerimonie sia stato indagato per associazione camorristica. Quindi la storia del boss era tutto reale, direi. Allora è venuto fuori che ha pagato il pizzo alla camorra, ma soprattutto che il fratello di questo qui, proprio per il locale del Castello delle Cerimonie, ma soprattutto che il fratello di questo qui abbia spifferato notizie riservate a uno di un clan camorristico su indagini della polizia. Quindi quando lo stereotipo diventa realtà, perché tu guardavi gli episodi di questa trasmissione e dicevi chissà cosa c'è, chissà che intrallazzi hanno questi qua, gli intrallazzi ce li avevano, guarda caso. Vabbè, adesso è capitato a Napoli, ma può capitare in qualsiasi città d'Italia, cioè sì, un cose, po' a Bolzano, sì, a Aosta, sì, sono cose che a Bressanone, sono cose che succedono, possono succedere ovunque. Torniamo all'Arabia Saudita invece. Sì, perché praticamente al calcio, allora, in generale. Allora, partiamo innanzitutto da una notizia importante: fuori pericolo il giocatore della Roma Ivan Ndika, che si è sentito male sabato, domenica scorsa, durante la sfida tra Udinese e Roma. Aveva avvertito un forte dolore al petto dopo aver ricevuto una gomitata fortuita, però il giocatore è sempre rimasto cosciente, è stato ricoverato e alla fine la Roma e l'ospedale hanno rilasciato una dichiarazione in cui si dichiarava il giocatore fuori pericolo. Da quel che ho letto avrebbe anche già lasciato l'ospedale di Udine per far rientro a Roma. Quindi questa è la prima notizia. Quella a cui ti riferivi tu, allora, abbiamo detto in inizio puntata che saremmo tornati a parlare di Arabia Saudita. Perché? Perché il questa settimana, anzi la settimana scorsa, il contributo filmato lo vuoi vedere adesso o dopo? Ah sì, no, lo raccontiamo, lo facciamo vedere. Praticamente si è tenuta una bellissima partita, la Supercoppa Araba, tra le squadre del Al Hilal e dell'Al Ittihad ad Abu Dhabi. Tutto normale, partita finita 4-1, vinta dall'Al Hilal. Ma cosa è successo? Che a bordo campo, a fine partita, il calciatore Abderrazzak Amn Abdallah, giocatore dell'Al Ittihad, si stava muovendo e ha reagito a male parole alle offese provenienti dagli spalti, lanciando dell'acqua dalla bottiglietta in direzione di un contestatore. Quando poi il giocatore, per uscire dal campo, si è avvicinato, il contestatore, in piena, diciamo, modalità araba on, ha tirato fuori una frusta e ha letteralmente frustato e preso a colpi di frusta questo giocatore. Quindi vediamo il filmato. Contributo filmato, perché è un po' scuro, perché effettivamente in quel momento le riprese sono un po' scure, però vediamo cosa si capisce, qualcosa si intuisce. Ma si intuisce benissimo, direi. C'è il tizio in abito bianco, il tipico abito locale, che letteralmente frusta il giocatore. Cioè, io sono abituato, adesso, sai, ai petardi, ai fumogeni, questi vanno allo stadio con la frusta. Ma adesso io ti faccio vedere un altro video e poi tu ci spieghi che cos'è. Certo. Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve merda, forza Toro. Cioè, allora, questo signore chi è? Mi trovo in imbarazzo. Allora, questo signore, che se non l'avete capito siede nel Parlamento europeo, è l'eurodeputato Mick Wallace, che, come vedete, con una mise da parlamentare europeo indossava la maglia del Torino. Dopo il suo intervento in Parlamento europeo giovedì scorso, ha dichiarato: signor Presidente, vorrei dare il mio in bocca al lupo al Torino per il derby di sabato contro la Juventus. Immaginatevi la faccia del Presidente del Parlamento europeo. Juve, insulto, forza Toro. Allora,
Chi conosce il personaggio non si è sorpreso. Questo bel tomo, questo Mick Wallace, è un pittoresco politico irlandese del 1955 che da anni va in giro per il Parlamento europeo con la maglia del Torino. E voi direte, ma perché ti fa Torino un irlandese? Praticamente lui dice che durante gli anni Ottanta aveva passato un periodo con la sorella Mary nella città di Torino e si innamorò perdutamente del Torino e dei suoi tifosi e da allora torna regolarmente sotto la mole antonelliana per assistere alle partite. Nel 2013, durante la festa di San Patrizio, che è il patrone d'Irlanda, era intervenuto sempre nel Parlamento europeo dicendo: oggi c'è stata una splendida vittoria del Torino sul Sassuolo in una stagione difficile di Serie A. È bello vincere al Parlamento europeo. E ha detto, però pochi minuti fa il Torino ha battuto il Sassuolo in un match incredibilmente importante. Una vittoria di una squadra sfavorita. E poi il fatto che sia accaduto nel giorno di San Patrizio mi fa veramente piacere. E poi ha aggiunto, i politici devono essere i fedeli rappresentanti della gente comune. Per questo ruolo non vedo come l'abito del Torino possa essere più indicato di un altro abito da vestire in Parlamento. Cioè io sono senza parole. Allora, io invece ti voglio dire una novità. Allora, lo chef, il nostro chef Gracchio. Grande, il mio, veramente lo amo. Ha chiesto delle ferie. E io ho pensato che potessimo concedergliele. E quindi mi sono dovuto rivolgere ad un altro esperto, anzi ad un'esperta, di un argomento molto caldo. Oltre alla cucina, c'è anche un altro argomento che interessa molto, sicuramente anche i nostri telespettatori, che sono gli animali domestici. Ormai in tante case degli italiani ci sono degli animali domestici, degli animali che fanno compagnia alle persone sole, che aiutano i bambini a crescere amando gli animali, insomma. Quindi ho cercato un'esperta di animali domestici e ho trovato Sophie. Sophie, l'amante degli animali, che ci parlerà di volta in volta, quando la vorremmo chiamare, di un animale diverso, da un animale domestico. Te la faccio vedere. Non so perché, ma ho paura. Te la faccio sentire. Sei amici dalla vostra Sophie. Ringrazio Simone e Damiano che mi hanno chiesto di tenere questa rubrica dedicata a tutti voi amici degli animaletti domestici, dei nostri pet, che non è pet la plastica, è pet proprio animaletti domestici a cui noi vogliamo tanto bene, tanto tanto bene. Sì, perché gli animaletti domestici hanno bisogno di vivere nel benessere e per vivere nel benessere bisogna sapere cosa devono mangiare, come deve essere curata la loro cuccetta, la temperatura e tante altre cose. E poi hanno bisogno di molte coccole. Vi avviso, se non avete tempo di dedicare loro delle coccole, allora non prendetene neanche gli animaletti, capito? Ora, oggi vi voglio parlare di un animaletto molto speciale che è nel mio cuore, e poi capirete anche perché è proprio nel mio cuore. E questo animaletto si chiama Patafolius membranus, anche conosciuto ai suoi possessori, ai suoi padroncini, come Patino, il Patino. Anche io ne ho uno, e il mio si chiama Pisi. Allora, il mio Pisi è ama tantissimo stare a contatto con me, anche perché è un animaletto che vuole calore, vuole il calore del tuo corpo. E infatti io ce l'ho qui il mio Pisi, guardatelo il mio Pisi, guardatelo che occhietti bellini che ha il mio Pisi. Pisi vuole un sacco di coccole, quindi i vostri bambini saranno felicissimi, e se non avete bambini anche voi sarete felicissimi di dedicare a lui tante coccole. Guardatelo quando lo coccoli tanto, Pisi, quando lo coccoli così che li vuoi tanto bene. Pisi, Pisi, Pisi.
poi ti ringrazio illuminandosi. Guardate che bella, si illumina. Ma adesso lo rimettiamo al caldo perché Pisi non piace il freddo, non piace. Infatti, se voi allestite, se voi allestite una cucetta per il patafolius, dovete assicurarvi che ci sia sempre un'illuminazione sopra che faccia calore, di quelle lampade che fanno calore, che consumano anche un po', quindi probabilmente dovete anche aumentare il contatore. Però lui ha bisogno di stare al caldo. Cosa mangia il patafolius? Il patafolius, non date le crocchette del cane o quelle del gatto, perché il patafolius non mangia di quelle cose. Il patafolius gradisce hamburger misto bovino suino, vellutate, soprattutto va matto per la vellutata di asparagi, va matto, che poi lascia certo quell'odore quando lui fa la pipì, che è un po' particolare, ma lui ci va matto. E poi gli piace anche molto il purè, gli piacciono molto anche le ribs arrosto, le costolette al barbecue con sopra le varie salsine speziate. E poi allora, questa caratteristica, lui d'inverno va in letargo e non lo vedete più, lo rivedete con i primi caldi, che lui si stiracchia, fa questo rumore che lo riconoscete subito che si è svegliato dal suo letargo. Poi non deve stare in gabbia, deve stare sempre libero, libero, tranne se ci sono bambini, perché lui ha questa caratteristica: lui si attacca al naso dei bambini, li morde e succhia tutto il loro sangue. Però per il resto è un animale docilissimo, il patafolio. Un tempo per una trasmissione seria. All'inizio mi sembrava Hitler nel Cavaliere Oscuro, però inquietante, la dai da mangiare gli, da mangiare gli squali, ecco, visto che parliamo di tempari, cioè, una roba, cioè veramente, io avevo una certa inquietudine quando dove stavi presentando il nostro ospite, però non va immaginavo bene. Così. Bene, vabbè, la mandiamo in Iran, possibilmente. Beh, ma a proposito di ilarità, c'è una notizia che è venuta fuori, abbiamo, vabbè, è stata una bella esperta, qualcuno dice, Chiara, cosa, mi sa che la rubrica è durata poco, avete già perso l'esperta, sì, mi sembra che non sia finita benissimo con il suo animaletto, no, sì, dicevo che... l'argomento è tragico, cioè la morte, però qualcuno, da quello che ho letto... Parliamo della morte della nostra esperta. Diciamo, no, altra... non è detto, non è detto che sia morta, chissà. No, dicevo, si è parlato di balletti intorno alla morte, mi sembra di aver sentito. Tu hai qualche notizia in più? Ho visto, mi ha colpito questa notizia, poi l'ho dovuta approfondire per la trasmissione. Praticamente è saltato fuori un video in cui dei medici legali impegnati in un'autopsia in corso si sono messi a ballare e a divertirsi durante l'autopsia sulle note di Gioca Jouer di Claudio Cerno. Aspetta, hai detto autopsia? Sì, mentre tagliavano il cadavere e parti di esso ballavano. Ci avete presente? Quello salutare, per intenderci. E ci sono un video... Esatto, è un video che nei giorni scorsi è stato condiviso sui social network e girato durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale. Nel video si riconoscono professori di note università italiane impegnate a ballare durante esami autoptici, propagandati sul web come un'innovativa sessione di live autopsy. Ossia
Autopsia dal vivo. Il video è stato girato del esatto, morto. Aggiunto sul dispositivo di numerosi medici legali. Inutile dirti che è intervenuto subito il presidente dell'ordine dei medici. E adesso riderai. Apprendo con sconcerto dagli organi di stampa della diffusione illegale di un video effettuato durante una esercitazione anatomica. Quindi e che problema... fa riferimento è stata la diffusione illegale del video e che non fa riferimento impropriamente esatto, ai lavori preparatori di una sessione del convegno. Lo afferma il professore Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale dell'Università di Catania. Il video illegalmente diffuso è stato realizzato durante una pausa di un'esercitazione anatomica all'estero su corpi donati ai fini di studio. Tengo a precisare che nessuna responsabilità alla Società Italiana di Medicina Legale. Va riconosciuto semmai il merito di aver promosso, pronto, per la prima volta nella nostra storia, una sessione cadaverica live. No. Questo è stato il commento del presidente della Società Italiana. Che poi, live vuol dire dal vivo, un'autopsia dal vivo è anche, se vogliamo, è il colmo. Però no, cioè, io... sessione cadaverica live è una terminologia che veramente... Guarda, io ti dico, è tutto un altro discorso. È tutto un altro discorso, faccio la premessa, ma a me stavano ampiamente sui cabasisi anche durante il Covid, tutti questi balletti degli infermieri, e qui in più c'è anche il cadavere dissezionato, ma per carità. Va bene, continuiamo e andremo anche a chiudere perché è tardissimo, però questa la voglio dare. Avete visto un anziano signore che si recava in tribunale, portato lì in tribunale dalla Meloni? Questo signore si chiama Luciano Canfora, è un noto per chi lo conosce, Canfora, molti conosceranno più il profumo, la cosa che si mette nei vestiti, la Canfora, c'è, infatti, roba vintage molto. Luciano Canfora è stato portato in tribunale da Giorgia Meloni per diffamazione, quando Giorgia Meloni non era ancora primo ministro. E qualcuno dice, vabbè, però Giorgia Meloni adesso potrebbe anche soprassedere, chiedere semplicemente le scuse, invece lo sta citando in tribunale per diffamazione e vuole anche un risarcimento di 20.000 euro, che poi ovviamente donerà in beneficenza, però intanto sta chiedendo a questo signore anziano di, se non ricordo male, più di 80 anni, insomma, questo filologo, tu direi, che cosa mai può aver detto? Mo'. Diffamazione, già sarà anche la Meloni si offende facilmente. Cosa avrà mai detto di grave? Ha detto solamente che la Meloni è neonazista nell'animo, ok? E l'ha detto durante un intervento, tra l'altro, anche in questo caso è un gruppo di studenti, no? In un liceo scientifico. Ha detto: cosa volete? Una poveretta è una neonazista nell'animo. La Meloni ha detto. Davanti a questi studenti. Allora, tu dirai, il difensore, che tra l'altro il difensore è il candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Bari, il difensore... Ma Leccese, no? No, Leccese del PD. L'altro, ok. Che non mi ricordo come si chiama, vabbè, l'abbiamo detto prima. Cioè, il difensore, che cosa cioè, ha detto questa cosa, mi sembra difficilmente smentibile che è un'offesa. La risposta del Canfora stesso. Nell'animo, quindi neonazista nell'animo, la parte nell'animo è una citazione da Tocqueville. Quindi lui l'ha detto pensando a Tocqueville, che ammette che il suo animo è contrario alla democrazia riferendosi a una parte di sé interiore non predominante. Tutti abbiamo delle pulsioni più o meno confessabili che dominiamo con la ragione. Per questo io non mi scandalizzerei se mi dicessero stanilista nell'animo, anzi ne sarei contentissimo. Ok? Perché lo sono, mentre altri pensano che sia un insulto. In Inghilterra, d'altronde, fino a un secolo fa, democratico era considerato una parolaccia perché significava rivoluzionario. Insomma, i tempi evolvono.
Quindi praticamente mi sembra di capire che noi poveri mortali ci siamo, abbiamo erroneamente pensato a un insulto, invece qui si parlava di stati, diciamo, Sì, conoscitivi molto più elevati, eh. siamo noi ignoranti. Ora, io, anche io, nel mio animo, penso che la Meloni dovrebbe a sua volta trattarlo da poveretto e dire: vabbè, lasciamo stare, sei un vecchio rimbambito, rancoroso, e comunista, e quindi E quindi ci va qualcosa a sto punto. sì, ci andrebbe. Però qua vorrei variare, mettere Non questo. avete dignità! Non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Ecco, questo bene. Mi sa che dobbiamo direi di chiudere, sì, perché che siamo in veramente qua. chiusura. Sì. Allora, la sigla finale sicuramente l'avete già sentita, perché è diventata celebre, per Addirittura. l'interpretazione. Sì. È la Ah, canzone. beh, immagino, Céline Dion. No, Questa. no, l'avete sentita già sicuramente, perché è abbastanza famosa sul web. È una canzone di Neck, interpretata da un trio russo. Diciamo che perde un po' non vedendo il video, però si può apprezzare anche dal punto di vista musicale. Ah. Ha un intro un po' lungo. Bella introduzione. Sembra il piccolo Lucio. Oh, lo fanno bene. Questi sono russi, parlano Ma sono l'italiano russi, a me sembrano meglio. napoletani. No, sono russi. Oh, complimenti per la pronuncia. Stacchiamo al ritornello, eh. Devo dire che parlano meglio di Cassà, questi italiani. Sì. Il titolo è diventato Se una regola c'è, però. Bene, Sì, salutiamo tutti i salutiamo nostri ascoltatori. tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, ringraziamo per i tanti commenti e diamo appuntamento a mercoledì prossimo, che io nel frattempo dovrò andare a vedere in che condizioni è Sophie, l'amante degli animali, per capire se si può recuperare, se può continuare la collaborazione con noi, non lo so. Lì vedremo. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche su YouTube, su Facebook, insomma, viene notificato ogni live. Portate nuovi telespettatori. Secondo me, più siamo, più ci divertiamo. Passaparola. Ok, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.